Hey Roman, I got no, non si può sentire, raga, ma perché? Porca puttana. Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale e questa è la terza missione di GTA 4. Nella seconda abbiamo avuto il primo approccio, se così possiamo chiamarlo, alle armi, dove siamo stati inseguiti da una banda di clandestini che erano praticamente i giriloschi di Roman, e adesso ci avviamo verso la terza missione che, come da titolo, si chiamerà Trees Crowd. E niente ragazzi, io passerei direttamente alla schermata. Ma perché l'aggiornamento di Rockstar Games? Ah ok, è abbastanza veloce, bene. Mi ero dimenticato che ho la rete wifi nuova in casa e adesso funziona che è una mina. Ok, quindi dobbiamo uscire dalla nostra casetta perché ogni volta che la vi gioco, raga, e si riparte di V, quindi sti cazzi. Ok, io credo che per questa missione Roman ci debba chiamare, perché non lo so, ho questa mezza sensazione. Invece no, invece ho detto veramente una mera e iper stronzata. Ok. Minchia, ma che cazzo di canzone? No, è bellissimo. Ah beh, è quella dei Lost Motorcycles, quindi posso ben capire. Frena. Ok. Trees a crowd. Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Addio. Where's your Russian friend now, eh? It's not my friend, it's my loan shark! Stop this! What of us? Who are you? Get out of here. What? Yes. Oh. Oddio, come si chiama lui? My arm. Oh. Darko, forse. Help me. Che poi credo che tra qualche missioncina sarà il turno tipo di scegliere se ucciderlo o no. Non so se è lui Darko. Albanese, si chiama Darko Grevic, una cosa del genere. Quindi non credo sia lui, perché non è un cognome albanese. Però poi tutto è possibile nel mondo di GTA. Oh, odio l'audio così. Shut up. Mallory Bardas. Yeah, great. Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick up? Va bene, andiamo a far casino, dai. Prendiamo sta Mallory. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. E qua conosceremo Michelle. E ragazzi, vi sto spoilerando tutto, tra l'altro, per riconoscenti, anzi conoscitori di GTA 4, sarebbe una perdita di tempo dirvi chi è Michelle, anzi chi sarà Michelle più che altro. Comunque sia, questa Mallory arriva col treno, sempre le famose macchine che non curvano un cazzo, appunto. Ho messo le impostazioni grafiche al massimo e comunque ricordiamoci che non ho mod attive. E devo dire che di grafica siamo veramente, veramente prossimi a GTA 5, Magari non per i dettagli, però. Vabbè, ci siamo capiti. Comunque sia, qua a Off Beach c'è da fare questo. Get in, ladies. Hey Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi. Oh, Michelle. Che poi sapremo più avanti che in realtà Michelle non è il suo nome. How are you finding America, Nico? Not exactly what I expected. Nico. Ai. Brutto, brutto messaggio questo. Michelle, how about you? Mallory. Divertire, vero? Beh, che non lo faccia divertire non è in dubbio, però diciamo che poi arrivano anche le brutte notizie, mettiamola così. Comunque ormai, cioè, anche la mappa me la ricordo a memoria. Qua c'è la casa di Michelle, credo che ci vada anche Mallory se non vado errato. Ora non voglio sbagliarmi. Thanks for the lift, Nico. Yeah.
Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Certo, certo. Proprio un maniaco comincia a chiamarlo tipo... comincia a chiamarla... tipo... 20 chiamate ogni ora. La comincia a minacciare. No, vabbè. Mi dissocio potentemente. Comunque sì, questa è la famosa missione dove avremo dei vestiti che si chiamano vestiti. E non sta roba puzzolente che si è portato dalla Russia o da qualsiasi paese lui provenga. Non sto facendo razzismo. No, per quelli che poi vengono, commentano, ma no. Io penso sia russo, Nico, non lo so, per quello che non mi sbilancio. Comunque il fatto che sia sudicio non è una discriminazione territoriale, è solo un dato di fatto a guardarlo, punto. Ok, ok. Frena, brutta merda. Vabbè, confido che avremo auto migliori. Ok. Vabbè, sì, questo si sa, questo si sa. Va bene. Bonata. Due jeans $99. Carucci, eh. Ok, quanto c'ho in banca? 55. Allora, tanto direi un bel piumino. No, che cazzo? L1. Premuto L2 tipo... L2 tipo alza i pugni e si è spaventata. Boh, dai, si è carina. Cioè, la meno peggio. Poi un paio di jeans, dai. Anche perché mo sta con la tuta. Ok. Per 31 mi ci stanno anche le scarpe. Odio l'audio così, lo odio, lo odio. Prendiamoci delle fake New Balance. 12, perfetto. E a questo punto devo colmare col bacco. Mamma mia, l'odio così, raga, quanto l'odio. No, voglio... Mi spiace, ma... L'altro è imbattibile. Sì. Va bene. Al che abbiamo fatto. Vabbè ragazzi, per la prossima missione riparerò l'audio, che devo dirvi. Insieme a tutto a scatti, va bene. Chiamiamo Roman. E poi andiamo fino a sta merda. Hey Roman, I got... No, non si può sentire, raga, ma perché? Porca puttana. You should definitely keep dating her. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questa missione. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale soprattutto. E noi ci vediamo per la quarta, che sarà molto molto presto.